83 milioni di euro per 7 nuovi avvisi tra istruzione, formazione e lavoro. Ecco i primi risultati dell'agenda per il lavoro. Si tratta di un piano strategico a sostegno della scuola, della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro. Un impegno importante, frutto davvero di un percorso straordinario con l'agenda del lavoro. Abbiamo ascoltato i territori, abbiamo ascoltato il nostro partenariato economico e sociale, abbiamo ascoltato i sindacati, abbiamo ascoltato tutto e sono, diciamo, queste misure straordinarie che sono rivolte, diciamo, ai più fragili, sono rivolte, diciamo, agli studenti, sono rivolte ai cassi integrati, insomma abbiamo davvero delle misure straordinarie. Tra le misure caratterizzate dal maggior impatto economico, circa 25 milioni di euro, a significare la priorità assoluta che la scuola riveste nelle politiche regionali, c'è l'avviso Puglia Scuola Più, erede di Tutto a Scuola e Diritti a Scuola, pluripremiati bandi regionali a contrasto della dispersione scolastica e a sostegno del rafforzamento delle competenze. Novità importanti riguardano anche il programma GOL, Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, che rappresenta il perno dell'azione nell'ambito delle politiche per il lavoro del PNNR. A partire dal 15 luglio, infatti, è iniziata la presa in carico da parte dei centri per l'impiego dei beneficiari del programma per la prima fase di assessment e predisposizione del patto di servizio, con l'individuazione del percorso in cui ciascun beneficiario dovrà essere inserito. La priorità, come previsto dal piano regionale, sarà data ai percettori di sostegno al reddito che verranno convocati dai centri e dovranno obbligatoriamente aderire al programma come previsto dal decreto ministeriale. L'agenda per il lavoro è il giusto viatico per collegare e connettere la vecchia programmazione alla nuova e cominciare a scrivere le misure sperimentali che saranno poi rese stabili all'interno della nuova programmazione.